L'amica geniale 4. Scelto l'attore che interpreterà Nino Sarratore. L'amica geniale 4 sarà tratta dai libri di Elena Ferrante, esattamente come tutte le altre stagioni. In considerazione dei salti temporali, che porteranno tutti i protagonisti ad invecchiare in modo significativo nel tempo, è stato necessario anche cambiare gli attori. E ciò che è successo per le due protagoniste, Elena Lenù che sarà interpretata da Alba Rohrwacher e Lila, che invece sarà interpretata da Irene Maiorino. Lo stesso avverrà per tutti gli altri personaggi e tra questi, ovviamente, anche Nino Sarratore. Questo personaggio molto controverso, odiato ed amato in egual misura dal pubblico, sarà interpretato da Fabrizio Gifuni. Finora il nome dell'attore era rimasto segreto e sembrava che i casting fossero ancora in corso per decidere quale volto attribuire a Nino. Ora la scelta è ricaduta su Gifuni, classe 1966, un attore già conosciuto ed apprezzato per il suo talento. Infatti, quest'ultimo ha vinto anche il David di Donatello per la sua interpretazione nel Capitale Umano, dunque molto probabilmente sarà apprezzato dal pubblico, anche nell'Amica Geniale. Ormai il nome sembra essere ufficializzato, dunque non ci saranno colpi di scena su quello che sarà il volto di Sarratore. Anche questa nuova stagione sarà tratta dai romanzi di Elena Ferrante, nello specifico da quello conclusivo, che chiude per sempre le vicende di Lila e Lenù. Nell'ultima puntata della terza stagione Elena aveva deciso di raggiungere Nino, nonostante le sue bugie. Durante le nuove puntate, Lenù scoprirà di essere incinta e partorirà a 3 settimane di distanza dalla sua amica Lila, che a sua volta aspetterà un bambino da Enzo. Quando però Lenù scoprirà i nuovi tradimenti di Nino, deciderà di andare via e si trasferirà molto vicina, alla sua cara amica di sempre. Anche Lila starà attraversando un periodo molto difficile, soprattutto perché si riaccenderà la faida con Isolara, che rischierà di coinvolgere anche il figlio Gennaro. Secondo quanto è stato anticipato, inoltre, in questa nuova stagione sarà trattato l'argomento di un avvenimento doloroso e sconcertante che colpirà Lila. L'amicizia delle due protagoniste, però, tornerà al centro dell'attenzione, tra alti e bassi e finalmente verranno raccontate le storie delle due fino alla fine. Infatti, esattamente come è stato per i romanzi, non ci saranno altre stagioni ma verrà messo un punto a questa storia, che ha appassionato milioni di persone. Voi che cosa ne pensate? Vi piace l'attore che è stato scelto per Nino Sarratore e credete sia adeguato per il ruolo che deve interpretare? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.